Come si indossa la bretella? Sembra complicato, ma in realtà è molto semplice. Si mette la parte ovviamente che va dietro, la parte più corta, con i due agganci. Preferibilmente, almeno questa è una cosa che faccio io, metto prima le clip nella parte posteriore, ovviamente guardando di restare alla stessa larghezza, in modo che la parte centrale sia simmetrica. E poi si tira sul davanti le due fasce frontali e si aggancia. Le clip, come ho detto prima, sono molto resistenti, quindi resistono veramente a qualsiasi tipo di pantalone. E poi abbiamo i cursori che vengono fatti scorrere per trovare la giusta misura. Il cursore è molto semplice da aprire, basta tirarlo all'insù, inserire la mano all'interno e farla scorrere. Ecco le bretelle indossate. Come potete vedere sono molto belle anche da donna, danno quell'aria un po' vintage e un po' maschile che non guasta. Per quanto riguarda le bretelle che hanno l'attacco anche in pelle, come in questo caso che necessita di bottoncini da mettere all'interno dei pantaloni, qui come si può vedere abbiamo un unico aggancio posteriore con l'attacco in pelle e all'interno della scatola ci sono i suoi bottoncini che si mettono esattamente all'interno dei pantaloni nel punto dove volete agganciare i due punti, anzi dove si agganciano gli attacchi in pelle, e una clip in più nel caso di necessità. Come si abbinano i colori delle bretelle? Allora, se stiamo sull'abbinamento tranquillo, cioè non troppo vistoso, ovviamente si va col tono su tono. Come in questo caso io ho scelto un tono di pantaloni molto chiaro e ho abbinato alla camicia bianca neutra, anche se comunque ha delle decorazioni colorate, una bretella che richiama il colore dei pantaloni. Il colore della bretella può essere abbinato anche al colore in tonalità della camicia, quindi abbiamo una camicia azzurra, possiamo restare nelle tonalità del blu oppure del blu con il marrone, ad esempio, che sta molto bene sull'azzurro, e oppure giocare con i colori e fare degli abbinamenti un pochino più vistosi, un po' più azzardati. Bisogna un po' lasciare spazio alla fantasia e pensare alla bretella non solo come un accessorio utile per tenere sui pantaloni, ma proprio anche come un accessorio vero e proprio per dare un tocco in più al vostro look.